Danni e disagi per il maltempo nel Biellese. Squadre del Corpo AIB da giorni sono state impegnate nel monitoraggio sul territorio per eventuali criticità. A Campiglia Cervo si è lavorato per sgomberare la strada provinciale per Bielmonte dai detriti. Interventi anche sulle strade, in prevalenza per alberi e rami caduti a Zumaglia, Cossato, Valdilana. Le ingenti piogge hanno creato numerose buche anche sulla rete viaria della città, ma anche della provincia. Gli addetti sono comunque al lavoro per cercare di sistemare. E ovviamente la raccomandazione è della prudenza alla guida. Intanto in Alta Valle Cervo una frana ha interessato il cantiere al lato del santuario di San Giovanni, che già nell'ottobre del 2020 fu danneggiato dall'alluvione. Proprio le piogge di questi giorni hanno fatto precipitare alcuni massi nella strada vicina al complesso, che era chiusa al traffico per un intervento di disgaggio dei massi pericolanti. Un guasto importante ha invece creato blackout e disagi a Quaregna. Il sindaco di Quaregna Cerreto, Katia Giordani, ha comunicato che il disservizio è comunque legato a un problema sulla linea di alta tensione. I tecnici dell'Enel, in attesa della riparazione definitiva, hanno installato un gruppo elettrogeno per garantire il ripristino del servizio alle famiglie rimaste senza corrente.